città oggi riapre a doppio senso di marcia la strada provinciale 26 Sanità Torre Gaveta, l'importante arteria di collegamento tra il comune di Monte di Procida e i comuni di Bacoli e Pozzuoli, nonché unica via di fuga. Grazie allo stanziamento di 800.000 euro da parte della città metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, i tecnici di Palazzo Matteotti hanno messo a punto l'intervento che ha consentito di raggiungere il duplice obiettivo della messa in sicurezza del costone e del ripristino della viabilità nei due sensi di marcia, ponendo fine all'isolamento e ai problemi di collegamento della popolazione montese. La provinciale 26 era stata interessata da una prima frana causata dalle forti piogge cadute nel settembre del 2014, che ne aveva da allora limitato la circolazione ad un senso alternato, creando disagi alla popolazione, e da un secondo cedimento, avvenuto il 19 settembre 2016, dovuto probabilmente al collasso della condotta fognaria, che ne aveva determinato la chiusura completa. Gli interventi di ripristino sono stati realizzati con la costruzione di muri e paratie di contenimento nel tratto interessato dai cedimenti, lungo circa 200 metri. Il paramento murario è stato rivestito con pietra lavica in analogia a quella già esistente. Il manto di asfalto è ora provvisorio in attesa dell'assestamento definitivo della sede stradale, che si avrà solo tra qualche mese. L'apertura al transito della strada, importante non solo per i montesi ma per tutta l'area flegrea, è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi con il simbolico taglio del nastro ad opera del consigliere delegato alle strade della città metropolitana Raffaele Cacciapuoti e del sindaco di Monte di Procida da Giuseppe Pugliese. Siamo riusciti, grazie ad una forte sinergia e collaborazione istituzionale con la città metropolitana in primis, che è proprietaria della strada, e con altri enti che hanno, diciamo, dato le autorizzazioni in tempi strettissimi, ad aprire questa strada che era vulnerata da due gravi ferite. Voglio ringraziare tutti, il sindaco De Magistris per la sensibilità. Questa riapertura di Torre Gaveta è sintomatica di un periodo di grande sinergia e collaborazione istituzionale. Si è lavorato in sinergia, con collaborazione e spirito di abnegazione al lavoro. Chiaramente non nascondiamo di aver arrecato qualche danno, ma viene ricompensato con un'opera pubblica realmente di una importanza rilevante. In un contesto, ripeto, storico, difficile per la politica, noi abbiamo dato uno slancio alla differenza della politica del fare, che è in linea con quella del sindaco De Magistris, in una città bellissima, di interesse storico, archeologico e turistico. E un ringraziamento chiaramente va anche alla direzione tecnica, alla struttura delle strade e la viabilità della città metropolitana di Napoli, alla direzione lavori e anche all'impresa che in tempi record realmente sono riusciti a consegnare un'opera strategica ed importante per la città del Monte di Procida.